Ma ragazzi, ricordate il video uscito poche settimane fa? Video che ha avuto un successo strepitoso, centinaia di commenti, anche se purtroppo molti di quelli che hanno commentato non l'hanno capito appieno. Comunque, a parte questo, il video in cui parlavo di tutte le cose che devo ricaricare, tutte le cose elettroniche che devo ricaricare sulla mia bici, luci, misuratore di potenza, computerino, chi più ne ha più ne metta. Beh, tra tutte le centinaia di commenti, proprio tra i più disparati, la filosofia della bici, la storia della bici, l'essenza della bici, tutte cose che ho stravolto con questa bici piena di cosette da caricare, elettriche, quindi che richiedono energia. Vabbè, tra tutti i tipi di commenti mi sembra ci sia stato anche qualcuno che, credo ironizzando, comunque abbia detto: ma pensa ogni volta di ricaricare tutte queste cose, i soldi che spendi, pensa che bolletta salata che avrai a fine mese. E beh ragazzi, quello ci ha visto lungo perché io pago la bolletta bimestrale, quindi adesso siamo a gennaio, mi è arrivata quella di novembre e dicembre, quindi i mesi in cui inizia a far freddo, io mi scaldo con la pompa di calore, quindi uso l'elettricità sia per scaldarmi che per fare acqua calda, quindi nei mesi invernali ho sempre una bella bolletta. Tra l'altro a casa ho la potenza massima di 6 kg, quindi il contatore è più grande e tutte queste belle cosine, però di bolletta ho pagato quasi il doppio rispetto all'anno scorso, a fronte di pochi wattora in più, quindi ho pagato ben 580 euro di bolletta, ragazzi. Cioè, lo vedete anche qui vicino, non mento, purtroppo non mento. La mia bolletta di novembre e dicembre, 580 euro a fronte di 1400 e spicci wattora di consumo, e calcolate che ho anche i pannelli fotovoltaici. Tra l'altro, comunque, una bolletta quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente, agli stessi 2 mesi dell'anno precedente. Quindi pensate ragazzi, questa bici, stando a sentire quel commento, quanto mi è costata ricaricarla, ricaricare tutte queste cose. Adesso mi conviene decisamente venderla, rifare una bici, un cambio meccanico, senza misuratore, senza luci. Preferisco farmi acciaccare che spendere tutti questi soldi in bolletta. Ma lasciamo da parte gli scherzi ragazzi, perché ovviamente non è colpa della mia povera Bianchi Oltre XR4 Disc con, vabbè, cambio elettronico, quello è vero, ma non è colpa sua se ho speso tutti questi soldi in bolletta, perché io non li ho fatti i conti, ma chi di voi abbia fantasia, tempo e voglia di farli, calcolare quanto consumano tutte queste cose, che le carico magari una o due volte al mese, massimo tre, veramente credo che in euro sia veramente pochissimo il costo dell'elettricità per caricare queste cose, forse neanche ci arrivano ad 1 euro, quindi ovviamente non è colpa di questa bici. Stavo, diciamo, scherzando, o meglio, sdrammatizzando, perché è vero che ci sono stati tantissimi commenti sul video di questa bici, è vero che molti hanno frainteso tutte queste diavolerie elettroniche. Vabbè, ma quello, se avete voglia andatevi a vedere quel video, se non l'avete visto andate a leggere qualche commento per farvi due risate. Ma a prescindere adesso le caratteristiche di questa bici, il problema è la bolletta, ragazzi, quella è vera. Non è uno scherzo, ho speso 580 e rotti euro, adesso non ricordo, 584,54 euro per novembre e dicembre. Ma ragazzi, è aumentata quasi il doppio, è tantissimo. Chi nei video si preoccupa dell'aumento delle bici, o meglio, si lamenta dell'aumento delle bici, ragazzi, in questi 2 anni, da quando c'è stato questo cazzo di Covid, in questi 2 anni le bici sono aumentate in media del 10-15%. Forse qualche modello del 20, ma non credo, in media 10-15%. Che sì, è tanto ragazzi, ma 10-15%. La corrente, l'elettricità, ma anche il metano, tutte le altre fonti di energia. Io adesso mi riferisco alla corrente perché vi ho detto è la mia spesa principale per la casa. È aumentata quasi del 100%, è quasi raddoppiata. No, vogliamo mettere e ci lamentiamo per le bici. Le bici innanzitutto non ci costringe nessuno a comprarle. Possiamo comprare anche una bici di 500 euro, nessuno ci dice niente. Ma la corrente, ragazzi, siamo obbligati ad usarla. Sì, possiamo stare attenti ad accendere le luci, possiamo abbassare il riscaldamento, possiamo leggere un libro di carta anziché vedere la TV, ma la corrente, ragazzi, dobbiamo pagarla tutti. Cioè, poi se uno va a guardare la bolletta, le spese maggiori non sono tanto per il costo dell'energia crudo,
cioè per il nudo costo dell'energia, ma sono maggiormente per spese accessorie, spese di trasporto, oneri, accise, ma sono cacchio io perché insomma, ragazzi, a voi sembra giusto. Per questo bisognerebbe ribellarci. Ma perché c'è stato questo aumento? Perché ci sono tutte queste spese accessorie in più inserite dal governo, da chi so io, per farci pagare di più un bene che già costa di più, già aumentato, ma non sarebbe quel problema principale? Il problema principale sono tutte queste spese accessorie. Io adesso faccio questo video non solo per esporvi questo problema, perché chiunque ha una casa e paga una bolletta, spero si sia accorto. Lo faccio appunto anche per confrontarmi con voi, per capire, ma sono solo io che ho avuto questa impennata di spesa di corrente? È successo anche a voi? Per favore, ragazzi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, per una volta fate i seri, spiegatemi anche perché ci sono tutti queste spese accessorie, tutti questi oneri di sistema che io non capisco. Sicuramente io non sono informato, io ne capisco qualcosa di bici, ma di bolletta dell'elettricità no, quindi. Se c'è qualcuno che ne sa di più, me lo spieghi pure. Scrivetemi tutto qua sotto nei commenti. Io mi scuso per questo video di sfogo un pochino particolare, ma sono sicuro che è un argomento che potrà interessare a più di qualcuno di voi, perché purtroppo, ragazzi, il cibo bisogna comprarlo. L'acqua anche, bisogna scaldarsi, bisogna vederci. Quindi la corrente è un bene primario che tutti noi dobbiamo sostenere. Mi raccomando, fatemi sapere. Ciao!